trovate nelle studi di Obiettivo News. Dal 19 agosto al 10 settembre a Castellamonte torna il tanto atteso appuntamento, evento clou della città, la mostra della ceramica. E ne parliamo con l'assessore Claudio Betaz. Benvenuto. Ciao a tutti. Mostra della ceramica, 62esima edizione, un'edizione importante. Rientra anche questa negli eventi del Festival della Reciprocità delle Tre Terre Canavesane ed è una mostra ricca di novità. Sì, da 62 anni, anzi da 63 anni, l'evento culturale più importante di Castellamonte è nato per mettere in mostra le peculiarità del territorio castellamontese che da secoli è la lavorazione della ceramica. Abbiamo cercato continuità nell'innovazione rispetto alle ultime edizioni. Ci sono dei punti fermi che rimangono fissi rispetto alle passate edizioni. Rispetto all'anno scorso abbiamo completato il restauro del Palazzo dei Conti Botton, che quindi ritornerà a essere luogo centrale dell'esposizione con le sue sale settecentesche, e all'interno degli spazi di Palazzo Botton torna per la quinta edizione il concorso internazionale Ceramics in Love, che anche quest'anno ha avuto un successo quantitativo e qualitativo notevole. Sono arrivate più di 120 opere, sono circa 22 i paesi oltre all'Italia da cui sono arrivate opere. Copriamo veramente una quantità di paesi notevoli, dal Giappone alla Turchia al Sud America, e il livello qualitativo di anno in anno si fa anche sempre più elevato grazie al lavoro del curatore, professore Giuseppe Bertero, della giuria del concorso, e segno anche tangibile che il concorso inizia a essere riconosciuto come prestigioso. Questa edizione è dedicata a Faenza. Certo. Sappiamo tutti la difficoltà che il territorio della Romagna ha patito nei mesi scorsi a causa dell'alluvione. Faenza è indubbiamente la città italiana nel circuito dell'Associazione Italiana Città della Ceramica più importante per storicità, per produzione ancora odierna. Tra le tante imprese che sono state messe in crisi dall'alluvione, cercheremo di ricordare soprattutto le industrie del comparto ceramico. A loro va la dedica di questa mostra, e a loro il comune di Castellamonte, ma come tanti altri comuni dell'ICC, cercherà di dare supporto non solo morale ma anche economico, perché la ripartenza del comparto ceramico è quasi un dovere morale per le città che sono raccolte in questa associazione. Numerosi anche quest'anno i punti espositivi. Fermo, un punto fermo che è piaciuto anche l'anno scorso, quello della Rotonda Antonelliana. È il terzo anno che riusciamo a allestire nuovamente lo spazio della Rotonda Antonelliana. È uno spazio impegnativo anche da allestire, perché necessita di opere di dimensioni adeguate. Quest'anno abbiamo anche un'opera di un artista estero, Patrick Rulli, che è francese, oltre alla consueta presenza dei ceramisti castellamontesi, a cui si aggiungono sculture e opere in ceramica di ceramisti della Baia della Ceramica, queste quattro città della Liguria, anche loro nel circuito dell'ICC, e di altri artisti faentini e di tutta Italia. Siamo molto contenti, e avere uno spazio all'aperto, allestito, è importante, perché dà proprio l'idea alla cittadinanza e al visitatore, della presenza di un evento importante, e la cornice della Rotonda Antonelliana è splendida per ospitare le opere, e adeguatamente illuminata la sera è anche molto suggestiva. Sì, si presta, poi essendo centrale, chiunque venga a Castellamonte ha comunque questo impatto notevole. Ah, su, è il biglietto da visita del Sì. visitatore. E ricordiamo però anche gli altri punti espositivi. Sì, oltre a Palazzo Botton, appunto, in cui ci saranno le opere del concorso internazionale, ma sarà anche ospitata una collezione di ceramiche Verdi provenienti dal Marocco. Il Marocco è la seconda
nazione che ospitiamo. Dall'anno scorso abbiamo pensato di ospitare ogni anno una nazione diversa per allacciare scambi culturali, certo, e tecnici anche con le diverse nazioni. Quest'anno è la volta del Marocco, con le sue caratteristiche stoviglie e con delle ceramiche molto belle smaltate di verde che piaceranno sicuramente, e ospiteremo anche dei lavori fatti dai ragazzi e dei bambini delle medie e delle elementari che sono stati coadiuvati durante l'anno scolastico da Ceramisti Castellamontesi. E abbiamo insistito come amministrazione durante l'anno scolastico per riprendere un po' il percorso di lavorazione della ceramica fin dall'asilo, in realtà, certo, sperando di incuriosire bambini e ragazzi, e chissà che qualcuno si appassioni a tal punto da fare della ceramica il proprio mestiere poi in età adulta. E scoprire qualche talentuoso. E questo è un metodo per fare talent scout anche all'interno della comunità castellamontese. E purtroppo invece il liceo quest'anno è soggetto a lavori di restauro, di consolidamento e di messa in sicurezza, e quindi i locali del liceo artistico Felice Faccio non saranno disponibili perché appunto sono un cantiere per la messa in sicurezza e per, certo, che dovrà terminare a inizio anno scolastico. Si vedranno comunque le opere degli studenti. Assolutamente. E a Palazzo Botton, oltre appunto alle opere di studenti di ogni grado e età, ospitiamo anche una parte tradizionale, e quindi all'ingresso il visitatore si troverà immerso nella Terra Rossa e nelle opere di Angelo Pusterla, che è uno dei ceramisti, anche lui ex insegnante dell'Istituto d'Arte, che ancora porta avanti la tradizione lavorando e producendo sculture con la tipica Terra Rossa castellamontese. Al Centro Congressi Martinetti invece manteniamo una sezione dedicata al gioiello ceramico in collaborazione con CNA, uh-huh, continuiamo ad esporre la collezione di ceramiche sonore, quindi di fischietti in ceramica, con l'esposizione dei fischietti che sono pervenuti per il concorso primaverile di Buongiorno Ceramica, e con l'ampliamento e la rimodulazione della collezione Clizia, che è questa collezione di circa 3.000 ceramiche sonore, della quale riusciamo a esporre solo una parte, al secondo piano appunto del Centro Congressi, ma essendo 3.000 questo ci permette di variare l'esposizione, certo, di anno in anno senza mai essere ripetitivi. In più c'è una parte di progettazione degli studenti di architettura della Facoltà di Architettura di Torino che hanno partecipato a un concorso indetto dalla parrocchia di Castellamonte per rimodulare, ripensare gli spazi della Rotonda Antonelliana, non come inizialmente pensati dall'architetto Antonelli nell'Ottocento, quindi una grande cupola, sì, che per fare concorrenza a San Pietro, ma per rendere fruibile lo spazio a mo' di piazza e vivibile per la comunità. Gli studenti di architettura hanno partecipato e quindi i progetti sono appesi alle pareti, e chissà che con qualche finanziamento uno di questi non possa essere realizzato. Tornano anche quest'anno i punti espositivi gestiti dai ceramisti e dai privati. In via Educ, al Cantiere delle Arti, ci saranno le opere di Sandra Baruzzi, Guglielmo Martin e Davide Quagliolo, in questa casa settecentesca e centrale. Alla Casa della Musica, Brenno Pesci ospita una sua personale a tema musicale, visti i locali che lo ospitano, e alla Fornace Pagliero, in frazione Spineto, gli spazi espositivi ospiteranno una raccolta di Keramos della Galleria Gulli, una galleria molto importante di Savona, altra città della ceramica, una personale di Nino Ventura, artista anche lui molto conosciuto e già cittadino onorario di Castellamonte, che tra l'altro ospiteremo anche con delle sue sculture in terra rossa nella Rotonda Antonelliana.
e l'Associazione Artisti della Ceramica in Castellamonte con un'esposizione delle loro opere. Sono poi da ricordare la presenza delle botteghe, dei laboratori, a partire dalla frazione certo. Sant'Anna Boschi con Corrado e Giuseppe Camello, a cui si potrà arrivare tra l'altro anche ogni domenica con una navetta che il comune mette a disposizione mm-hmm. gratuitamente, e la bottega di Maurizio Grandinetti in via Educ, il negozio di gioielli ceramici di Elisa Giampietro, e quindi come ogni edizione tutte le certo. tecniche, le forme e i colori vengono messi in bella mostra e il visitatore ne uscirà sicuramente soddisfatto. Sicuramente. C'è anche un angolo dedicato a Matera. Sì, a Palazzo Botton ospitiamo con una residenza d'artista due angoli, uno dedicato a Matera con la presenza di due artisti materani, città con cui le tre terre canavesane, quindi Castellamonte, Aglie e San Giorgio, hanno iniziato un percorso di mutuo scambio. In occasione di Buongiorno Ceramica avevamo già ospitato una delegazione del comune e di Matera, che tra l'altro ci aveva fatto dono di un fischietto in ceramica, e con questa città che è stata capitale della cultura europea pochi anni fa abbiamo intenzione di iniziare uno scambio, perché probabilmente a Natale riusciremo a far mostra dei prodotti delle tre terre canavesane e quindi ovviamente anche delle ceramiche di Castellamonte a Matera per continuare questo scambio. Questi due artisti hanno proposto un'opera a tema transumanza in cui delle sculture in ceramica raffiguranti appunto dei bovini, delle mucche, attraversano uno sfondo realizzato su pannelli di cartapesta e stoffa in una commistione di tecniche interessanti. Inoltre esporremo i piatti di un'altra residenza d'artista, quella di Mirko De Nicolò, un artista e docente faentino che siamo molto contenti di aver ospitato. Ha fatto una residenza d'artista nella fabbrica di stufe La Castellamonte di Roberto Perino, che ovviamente è un'altra delle botteghe da certo. visitare. E ha realizzato diversi piatti sul tema dei mostri, e continuando un filone che aveva già inaugurato nelle sue lezioni. Era venuto a fare alcune lezioni agli studenti del liceo artistico, e quindi sia i prodotti dei ragazzi sia il risultato della sua residenza d'artista trovano posto a Palazzo Botton, e quindi vedete che cerchiamo di attirare a Castellamonte le competenze e le tecniche da tutte le parti d'Italia e del mondo. E poi si potranno vivere gli eventi collaterali di rilievo che accompagnano, che ben accompagnano quindi la mostra della ceramica. Sì, cerchiamo come ogni anno di far vivere la comunità castellamontese anche la sera, organizzando o chiedendo alle associazioni di organizzare degli eventi collaterali che possano trattenere certo. alla sera o, perché no, far divertire durante il giorno il visitatore. Ci sarà un concerto di musica classica di inaugurazione con il quartetto Melos nella cornice della Rotonda Antonelliana. In frazione Figlia il venerdì 25 si terrà un evento dal titolo Figlia d'arte, in cui sono stati raccolti e verranno letti diversi racconti o poesie dal tema Terra Rossa Ceramica, e devo dire che anche in questo caso la partecipazione dei castellamontesi è stata notevole, quindi segno che c'è voglia di parlarne o di scriverne. Ci saranno poi due eventi legati al Festival della Reciprocità, che sono il concerto di Ambrogio Sparagna assieme al coro baiolese il sabato 26 sera,
e lo spettacolo concerto di Franco Armigno il 27 sera. Entrambi questi concerti saranno, in caso di bel tempo come speriamo, nella Rotonda Antonelliana, sono entrambi gratuiti e ci si può iscrivere gratuitamente perché i posti sono limitati per ragioni di sicurezza, sul sito internet e sulle pagine social. Mentre domenica 27 al pomeriggio ci sarà a Castellamonte l'evento legato a Morena Stories, che è questo progetto che 8 comuni dell'anfiteatro morenico canavesano stanno portando avanti. Sarà una passeggiata con autrice, e in questo caso sarà nostra ospite Anna Foglietta, attrice di richiamo nazionale. Ci sarà una visita guidata a Palazzo Botton, una passeggiata con Anna Foglietta per arrivare allo scaricatore, dove ci sarà uno spettacolo di danza e arte moderna, appunto a tema scaricatore e mondo della stazione, della vecchia stazione castellamontese. Proseguendo nel fine settimana successivo, invece, il 2 settembre al Centro Congressi Martinetti si terrà un convegno dal titolo Arte Pubblica in Canavese, con la proiezione di un documentario realizzato appunto da APIC, questa associazione che cerca di valorizzare il ruolo dell'arte e dell'arte pubblica nel territorio canavesano, al termine del quale ci sarà una tavola rotonda aperta e una discussione con riflessioni sul tema. Alla fine in piazza ci sarà la pericena della ceramica, in cui di nuovo cercheremo la collaborazione delle tre terre canavesane per un momento enogastronomico realizzato con i prodotti tipici del territorio, dal vino ai salumi, ai formaggi, il tutto in contenitori o bicchieri, perché non di ceramica. Il 3 settembre invece, che è domenica, ci sarà la nuova edizione di Mangiar per Vie, organizzata dall'Associazione Arte e Commercio, in cui assieme ai negozi aperti tante associazioni delle frazioni di Castellamonte saranno in piazza a creare prelibatezze, quindi si potrà fare un percorso enogastronomico e commerciale. Durante il pomeriggio a Casagallo l'associazione Terra Mia ha organizzato un convegno sui vini canavesani, rimaniamo nel tema enogastronomico, e alle 18 al Centro Congressi Martinetti ci sarà una masterclass di nuovo con Peppone Calabrese, che ormai è affezionato visitatore del nostro territorio, gli artisti appunto provenienti da Matera, che verranno a trovarci, e sarà l'occasione di nuovo per riflettere e discutere sul connubio tra amministrazioni pubbliche e arte. L'ultimo fine settimana inizia con una serata culturale dedicata all'8 settembre, perché l'8 settembre sono 80 anni dall'armistizio esatti. Il sabato ci sarà la presentazione di un libro dell'Associazione Culturale Costantino Nigra, mentre il pomeriggio sarà l'inizio dei festeggiamenti del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana, che quest'anno compie 40 anni e che tutti ringraziamo per il grande lavoro che svolgono, lavoro e volontariato che svolgono quotidianamente, e con un momento di fiaccolata in tardo pomeriggio, seguito di nuovo da un momento mangereccio, una pericena. La sera alla Casa della Musica ci sarà l'ultimo dei concerti di primavera, che ormai siamo a settembre, però la Filarmonica, che da più di 200 anni opera a Castellamonte, ha legato ai concerti primaverili e ospita una rassegna di canzoni di Luigi Tenco, suonate e cantate da musicisti legati al mondo della Filarmonica di Savona, continuando questo scambio sempre con le città della ceramica liguri. Mentre la giornata di chiusura, che è il 10 settembre, ci sarà la terza edizione della giornata del volontariato e la nuova edizione della Camminarte, che è un po' la color run castellamontese, e quindi l'occasione per una corsa o camminata non competitiva con punto colore, in cui si può
condividere un momento in piazza a scopo benefico, divertendosi assieme. La cerimonia di chiusura è a cura di Disco Vintage in collaborazione con l'archivio audiovisivo Canavesano, si terrà nella Rotonda Antonelliana e sarà un momento per ripercorrere i momenti salienti della storia della mostra della ceramica legati ai momenti importanti e culturali della vita del nostro territorio in diversi anni della mostra della ceramica. Davvero un programma ricchissimo per questa 62esima edizione? Un programma impegnativo, abbiamo tanta gente che ci lavora fortunatamente e cosa devo dire? Mi auguro che i partecipanti e i visitatori siano numerosi e sono sicuro che andranno via contenti. Quindi lanciamo un appello anche per quanto riguarda l'inaugurazione e poi gli orari di visite per tutto il periodo. La cerimonia di inaugurazione si terrà in Piazza Martiri della Libertà davanti al Comune. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che sotto le arcate del Comune verranno esposte le stufe di Castellamonte, che sono un altro dei simboli della lavorazione ceramica del nostro territorio. Dicevo quindi sabato 19 alle ore 17 cerimonia di inaugurazione e taglio del nastro, la mostra, tutti i punti espositivi della mostra sono gratuiti, rimangono aperti dal martedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20, mentre il sabato e la domenica dalle ore 10 alle ore 20 con orario continuato. Il lunedì è il nostro giorno di riposo, per qualsiasi informazione e dubbio potete contattarci tramite il numero di telefono che trovate sulla locandina o scrivendo al comune o sui canali social. Perfetto, grazie per questa splendida illustrazione e non vi resta che andare a visitare la 62esima edizione della Mostra della Ceramica di Castellamonte. Vivere i suoi eventi collaterali ne vale davvero la pena. Continuate a seguire Obiettivo News. A presto.